tre itinerari, tre fili diversi che intessono un dipinto incantevole e non comune. Un arazzo fatto di scorci nascosti all'interno di valli, boschi e piccoli borghi stretti in un abbraccio con la montagna. Un quadro ricco di testimonianze storiche di un passato in cui la vita si svolgeva all'interno di forme di economia circolare. Una narrazione che comprende sontuose dimore, rese immortali dai romanzi di Antonio Fogazzaro, ma anche luoghi e manufatti testimoni di un truce passato, quello del primo conflitto mondiale. Tutto questo è acqua, ferro e fuoco. Progetto il cui obiettivo è far conoscere il territorio delle valli dell'Astico e del Posina. I protagonisti sono i comuni di Arsiero, Laghi, Laste Basse, Posina, Sant'Orso, Tonezza del Cimone e Velo d'Astico. Tre sono i filoni valorizzati, in un intreccio tra bellezza del panorama, testimonianze culturali e vicende storiche. Con l'itinerario dedicato all'archeologia rurale, il visitatore scoprirà angoli conosciuti e meno noti di questa terra. Qui non mancheranno le escursioni, da quelle alla ricerca delle cascate lungo i fianchi delle vallate fino alle passeggiate sui declivi che costeggiano il Monte Summano, da Sant'Orso a Meda, alle pendici sormontate dal Priaforà e dal Cimone. Ma sarà anche un viaggio alla scoperta di un passato in cui ogni elemento, nella comunità della valle, aveva un ruolo in un microsistema economico locale. Dalle carbonaie ai magli della Valposina, fino alle fucine di chiodi e ai tanti mulini che per scopi diversi sfruttavano l'abbondanza d'acqua. L'itinerario dedicato ad Antonio Fogazzaro è invece un cammino lungo l'arte e la letteratura, ripercorrendo i passi del grande scrittore vicentino. Un viaggio che tocca alcuni dei luoghi narrati in Daniele Cortis, Leila e altre sue opere. Dimore ottocentesche come il Villino delle Rose di Arsiero o anche antecedenti come Villa Velo a Velo d'Astico. E se non manca una tappa nel sontuoso Parco Rossi a Sant'Orso, come nella stessa villa che gli dà il nome e che fu principale residenza del senatore Alessandro Rossi, il percorso non può che concludersi a Tonezza. Qui, assieme ai protagonisti di Piccolo Mondo Moderno, i viaggiatori potranno riscoprire la passeggiata verso la Fontana dei Noci e il belvedere di Rio Freddo. Un terzo filo conduttore completa il progetto e racconta uno dei periodi più cupi che questo territorio ha vissuto, gli anni del primo conflitto mondiale, in cui queste valli costituirono il confine fra l'impero austro-ungarico e l'Italia. Quanto è accaduto? Il dramma dei profughi di Posina e dei borghi al confine, i sanguinosi assalti, le effimere conquiste e ritirate, la realizzazione di un'estrema linea difensiva italiana con fulcro nel Colle di Meda. Hanno reso questa terra un museo a cielo aperto. Nei siti che ospitano retaggi della Grande Guerra, tuttora visibili, regna oggi il silenzio. Quanto è accaduto è solo un ricordo, eterno monito del sacrificio avvenuto per ottenere la pace.